Ciao sperimentatori, spero che stiate tutti bene in questo periodaccio. Oggi volevo fare un aggiornamento riguardante Amazon FBA e, come al solito, rispondere alle vostre domande più frequenti, perché in particolare mi chiedete come mi sta andando il business in questo momento, quanto riesco a vendere e soprattutto la maggior parte delle domande è: ma adesso è un buon periodo per iniziare questo business? Iniziamo con questa ultima domanda, ma prima la sigla! Molti di voi adesso hanno più tempo da passare a casa, quindi per studiare, per approfondire i business online, quale migliore attività è bene iniziare in questo periodo, e tanti ovviamente scoprono il business di Amazon FBA, poi magari guardano i miei video e mi contattano. Ora vi fermo subito dicendo che se volete vendere i prodotti proprio oggi e avete uno stock di magazzino pronto e lo volete mettere su Amazon, non potete. Amazon ha bloccato i rifornimenti di merce non essenziale nei magazzini di Amazon FBA e quindi siete bloccati se volete iniziare adesso. Però c'è un però: diciamo che come tutte le crisi si aprono degli spiragli di luce e delle opportunità, e io ne ho trovate almeno tre. Allora, in primis è che chi voleva iniziare magari a dicembre si ritrova alla fine allo stesso livello vostro in questo momento, quindi non avete perso tempo tra virgolette, perché magari le fabbriche in Cina erano tutte chiuse e adesso stanno cominciando a riaprire, e soprattutto le persone che appunto hanno il magazzino adesso comunque non possono spedire i prodotti ad Amazon, quindi diciamo che riuscite a recuperare circa 3 mesi rispetto alla concorrenza dei nuovi venditori. La seconda cosa è che in questo periodo ovviamente c'è una crisi generale per i prodotti di Amazon FBA, poi dipende da che tipologia di prodotto, ovviamente i prodotti che vengono utilizzati in casa, come, che ne so, le cose per fare ginnastica a casa, quindi tappetini, elastici, magari stanno vendendo tanto, però il resto dei prodotti ha un calo generale. Questo cosa vuol dire però? Che nel momento in cui la quarantena finisce, tutte le persone che non stanno acquistando adesso ovviamente acquisteranno, e quindi ci sarà un boom di vendite, e chi riuscirà a essere pronto in quel periodo con la pagina fatta, con il prodotto fatto bene, sicuramente riuscirà anche a rankare velocemente senza magari bisogno di investire troppi soldi e troppo denaro per salire in prima pagina. E terza, come opportunità indiretta, appunto, che potete sfruttare questo periodo se siete proprio agli inizi per approfondire ancora il tema. Anche io ho fatto un sacco di video a riguardo, vi lascio la playlist completa sotto, ho fatto anche una mini guida se volete iniziare, lascio anche il link in descrizione. Potete fare la ricerca del prodotto, che ovviamente adesso però dovete stare attenti perché le statistiche delle vendite dei prodotti sono di questo ultimo periodo, quindi è meglio guardare anche le vendite dei mesi passati. Potete cominciare ad informarvi con il vostro commercialista, potete insomma iniziare a programmare l'avvio di questa attività, o se fa per voi oppure se non fa per voi. Infatti un'altra domanda che mi avete fatto spesso è: ma Alberto, nel 2020 ha senso iniziare Amazon FBA? Beh, io avevo già risposto a questa domanda, ovvero ha senso sì se lo trattate come un business vero e proprio, quindi ci impiegate tempo e denaro e lo trattate come un business, diciamo, a tempo pieno se volete crescere. Altrimenti farlo solo come hobby alla sera, ok, potete provarci, non è un problema, però difficilmente riuscireste a scalarlo. Ma ora veniamo a me: come mi sta andando il business in questo momento? Rido per non piangere, perché proprio 3 settimane fa ho fatto un video riguardante il mio business su Amazon FBA, un riassunto dei miei ultimi 8 mesi, vi lascio il link in descrizione. Però devo fare un aggiornamento, ovvero che da quando è stata estesa la zona rossa a tutta Italia le mie vendite sono drasticamente calate. Quando dico drasticamente calate, dico che negli ultimi 3 giorni ho fatto 0 vendite, anche perché il prodotto mio di punta, diciamo, non è un prodotto da tenere in casa, è un prodotto da condividere con altre persone, quindi
quindi non c'è momento peggiore se non questo. E quindi questa cosa mette anche in difficoltà me, ovviamente, perché non ho più, almeno in questo istante, un'entrata costante da Amazon. Fortunatamente allo stesso tempo mi sento abbastanza tranquillo, perché sono sicuro che appena finirà la quarantena le vendite ricominceranno ad andare bene, se non ancora di più. E anzi, sto sfruttando questo periodo, ve l'avevo già detto, ho fatto le traduzioni di tutti i miei prodotti perché voglio venderlo anche negli altri marketplace europei. Al momento voglio tenere il magazzino in Italia e provare a venderlo negli altri paesi europei, altrimenti mi toccherebbe aprire la partita IVA per ogni paese. Al momento non mi conviene, voglio prima testare il mercato. Quindi comunque non si rimane fermi, anzi, oltre alla traduzione nelle varie lingue, ho già pronto una variante di questo prodotto da sviluppare. E quindi, nonostante il problema delle poche vendite, sto comunque sfruttando questo periodo per cercare di arrivare pronto nel momento in cui finisce la quarantena. Fortunatamente non ho solo Amazon FBA come unica fonte d'entrata, e quindi questo mi dà la possibilità di andare avanti e procedere. Ovviamente uno dei problemi di Amazon FBA è che tu sei sotto il totale controllo di un'altra piattaforma, di un'altra azienda. Questa azienda ti dà una serie di benefici incredibili, ma dall'altra parte, oltre ai costi da sostenere per questa azienda, se decide che non puoi più rifornire i suoi magazzini, tu sei tagliato fuori. Se da un giorno all'altro decide che il tuo prodotto, non lo so, non va più bene, tu sei tagliato fuori. Per questo motivo voglio allo stesso tempo aprire un e-commerce in dropshipping, non sugli stessi prodotti, con altri prodotti. Siccome anche sul dropshipping molti di voi mi stanno facendo tante domande, allora domani alla stessa ora farò un video a riguardo. Quindi iscriviti e attiva la campanella se ti interessa. Insomma, spero di aver fatto un po' un aggiornamento generale su come stanno andando le cose. Il mio consiglio finale è comunque quello di non demordere, anche se appunto le cose stanno andando male, se rientrate nella categoria di prodotti come i miei, e ricordatevi sempre di diversificare, altrimenti se puntate il 100% su un unico business, su una determinata attività, e questa attività chiude, voi siete fregati completamente. Niente, allora ci vediamo domani con il video del dropshipping, e intanto vi auguro una buona giornata. Ciao!